Se tocco terra, il video finisce. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti, nella sezione supporto a un creatore, inserite il codice Fortu, poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso gli slot centrale di Fortnite per tentare la sfida di oggi, che è: se metto piede a terra, oppure se tocco terra, il video finisce. Allora, vi spiego subito bene la sfida con tutte le sue difficoltà, con tutti i suoi modi per, diciamo, portarla avanti. Un secondo ragazzi, il tempo che riesco a trovare un'arma, qualcosina di utile magari, datemi solo un secondo. Questo tipo in realtà già sta facendo l'infame, già ha trovato qualcosa, non vorrei che salisse sul tetto al momento sbagliato. Ok, sono ancora vivo per fortuna. Sorry bro, I didn't want to do that, but I had. So. Allora, abbiamoci sta roba. Abbiamoci pure questo. Questo che è l'harpoon gun. Sì, sicuramente meglio. Ok, questo stava a sparare. Mo, da dove stavi a sparare? Se posso sapere? Se posso sapere? Che credo di no. Vabbè, non è andata proprio come speravo. Vabbè, comunque ragazzi, allora, l'unica zona in cui non posso mettere piede, anche se unica è un parolone, sono queste, ok? Però posso per esempio andare, non lo so, nel piano terra dei palazzi. Io ho un nemico alle spalle, bella fra. Io non ho ancora un fucile a pompa. Gioco, sarebbe il caso di dropparmi un fucile a pompa. Ok ragazzi, è andata. Un po' complicatuccia, però ce la siamo cavata. Allora, questo me lo piglio. A posto. Allora, vi stavo dicendo, possiamo passare però al piano terra dei palazzi. E ovviamente se io costruisco sul terreno posso poi passarci sopra. Posso passare anche nei corsi d'acqua, perché nei corsi d'acqua io non metto effettivamente piede a terra ma nuoto. Quindi sarà il nostro metodo principale per spostarci. Peccato ragazzi, speravo in una zona dove noi potessimo tranquillamente andare in acqua, invece non credo che l'avremo. Prima ho avuto un po' più fortuna nelle sfide precedenti. Vabbè, e intanto pigliamo un po' di materiali, perché sono molto interessanti da avere in questa sfida. Ragazzi, sono veramente essenziali più che interessanti, ecco. Allora, ok, voglio andare nell'altra zona e cercare un altro po', un altro loot, anche se in realtà non è che ci serva particolarmente. Poi abbiamo una barca e ce ne andiamo, che è il metodo in realtà più tranquillo per muoverci in questo caso. Allora, esatto, se io sfondo qua si sfonda tutto, no A posto, mi serve un po' di legno. Ragazzi, io prima ho avuto la fortuna che quando... Mamma mia, qua si sfondava. E infatti, ok, prima ho avuto la fortuna che quando ho eliminato un tizio, in pratica questo c'aveva tipo un botto di materiali, ragazzi. C'aveva tipo 500 di legno, quindi mi sono fullato subito. Non credo avremo la stessa fortuna, quindi arrangiamoci. A posto. Cerco di utilizzare meno materiali possibili per ottenerne il più possibile. Esatto, così dovrebbe andare. Aspettate, fatemelo sfondare, dai, non fa niente. Ok, sfondiamoci pure questo ora. Perfetto, raggiungiamo prima il pontile e poi ci prendiamo la barca. Il pontile mi serve oltre che per un po' di materiali, attenzione. Ok, oltre che per un po' di materiali anche per ottenere la cesta. Da qui non otteniamo in realtà nulla, va bene. Ok, fra... Allora, abbiamoci qua, tutta sta roba, buono, buono. Stiamo attenti a non toccare terra perché potrebbe essere un serio problema. A posto, passiamo così, belli inosservati. Ah, a posto, ci siamo. Allora, io avrei un'idea un po' particolare, però forse è il miglior metodo, almeno per ora, per fare questa challenge. Voglio andare nel mare, ragazzi, voglio farmi tutto il giro per arrivare nel mare. Credo ci convenga, così stiamo un po' più tranquilli, abbiamo la possibilità di farci tutti i nostri comodi e di non avere problemi a livello di nemici. Magari chissà, ma anche un po' a lootare a livello di materiali per quanto possibile. Andiamo lì, facciamo così, risaliamoci tutto il fiume. Ci occuperà un po' di tempo, io velocizzerò, taglierò un po', ragazzi, farò entrambe le cose per cercare di non fare un video troppo lungo. Però è la cosa più intelligente da fare, credo, in questo momento. Ok, siamo in prossimità di slurpi. Io devo seguire i segnali che mi metto in modo da non avere problemi. Aspettate, vorrei fare un attimo una cosa. No, non posso farla. Non so se qui
Io metto piede a terra effettivamente, quindi non vi conviene. Volevo prendere il barile per lo scudo, però non conviene ragazzi, non facciamo stupidaggini. Ci hanno sparato, ok. Quindi qua potrebbe essere un attimo un problema muoverci. Cerchiamo di metterci a largo, così poi non ci raggiungerà nessuno per darci fastidio. Ci stanno continuando a sparare, va bene. Ok, vorrà dire che ci facevano un bel... che ci faremo un bel giro lungo. Ok, qui dovremmo essere più o meno al sicuro, immagino. Spero. Cavolo, però hanno lootato, mi aspettavo di no. Mi aspettavo di no, va bene. Ok. Vabbè, noi concluderemo il loot sfondando anche le case, probabilmente, perché ci servono necessariamente materiali. Ok. Dai. Ah, lì c'è un po' di roba in realtà non lootata. Aspettate. Calmi. Il pericolo di toccare la sabbia è molto alto. Mamma mia ragazzi, stavo a fare cazzata. Come devo fare qua? Cioè posso mai fare così? No, vabbè, è ridicolo. Ok, a parte che era per due di materiale, cavolo. Devo tener conto che ne aveva poco. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Ci sono chest, cose. Raga, per ora lootiamo. È la cosa che ci conviene fare. Principalmente per i materiali, perché poi del resto, cioè, voglio dire, si può arrivare in fine game con questo loot, con un po' di fortuna. Quindi non ce ne serve assai di loot. È il materiale, ragazzi, che scarseggia. Un botto proprio. La safe dove si è chiusa? Finalmente un po' di fortuna, ragazzi. Si è chiusa più o meno nella nostra zona. Quindi non abbiamo problemi. Per ora possiamo restare qui. Sento una chest che sta più o meno qui. Va bene, attenzione. Facciamo così. In modo da non avere problemi. Ok, nulla che ci interessi. Calmi. Ok, allora, rimettiamoci dove stavamo, sulla barca, e cerchiamo altri spot che possiamo lootare. Per ora a livello di materiale, ragazzi, non siamo ancora messi bene. Abbiamo un totale di... vabbè, facciamo 400 e 400, quasi 900, dai, più o meno sui 900. Allora, andare su quell'isolotto credo sia troppo lontano, immagino. Eh sì, sta proprio fuori. Però io queste zone non le ho mai esplorate, ragazzi. Sarebbe in realtà simpatico vedere che zone sono. Sono zone molto remote. Qui potremmo farci un bel po' di pietra in realtà. Facciamo così, allora. Prendiamoci la pietra che sta qui, ragazzi. Sarebbe veramente un ottimo loot da avere. Quindi va bene così, dai. Esatto, questo secondo me è un bel po' di pietra. Okay. È più difficile di quanto sembri, ve lo assicuro. Stavo per fare la stupidata qua, eh. Ok, forse ci fulliamo di pietra, ragazzi. Non è per niente male. Ok. Calmi. Perché la barca all'improvviso si è fatta venire qualcosa? Ok. Allora, però abbiamo un problema. Io con questa barca non posso rimettere piede nella terraferma se non entrando in un edificio. E questo potrebbe essere un problemino in realtà. Perché uscire dalla barca mentre sto in una zona di terra vuol dire praticamente mettere piedi a terra. A meno che io non entri in un edificio. Cioè devo sfondare in un edificio e entrarci. Non lo so ragazzi, non è facilissimo né a dirsi né a farlo secondo me. No. Ok ragazzi, sono morto, lo sapete? Lo sapete che sono morto, sono veramente dead. Devo provare solo una cosa, aspettate, un'idea, ragazzi. Perché questa cosa doveva essere così difficile? Qualcuno me lo spiega. Ok. Strutture care, tornate qui, grazie. Ok, è andata ragazzi. Mamma mia, questo era un problema serio. Questo sarebbe stato un problema serio. Ok, aspettate un attimo, vedo se riesco ad affacciarmi da qui. No, vabbè, la stanno a fare da come i cani. Vabbè, non è il caso, credo. Però devo comunque cominciare a crearmi, ragazzi, almeno un percorso per raggiungere quella zona. Necessariamente. Perché altrimenti io non ci potrò mai arrivare, non è il top. Devo per forza farmi una base e cominciare ad avvicinarmi. Il mio obiettivo sarebbe raggiungere quell'hangar. È la zona migliore che io posso raggiungere, cavolo. Vabbè, devo andare così, ok. Seriamente ragazzi, seriamente. Io devo veramente fare questa cosa. Ma vi rendete conto di come si sta facendo intensa e difficile? No ragazzi, se mi sparano è finita qua. Cioè devo
Dai, attaccati qui. Attaccati qui, ti prego, attaccati qui. Ok, attacchiamolo all'hangar. Attacchiamolo all'hangar. Ok, a posto così, ragazzi, va bene. A posto. Siamo in 7 e lì c'è un tizio che non credo mi farà avvicinare. E per scindere non mi vorrei avvicinare se possibile. Non lo so. Fammi avvicinare, fammi avvicinare, fammi avvicinare. Andato. Ok, siamo a tutti gli effetti collegati, meglio. Oh mio Dio. Sono caduto.